capito? Perciò non mi raccapezzavo! Se credeva ad essere alla corte di Francia! Tutta la mia preparazione storica! Chi sei tu? Rufo, ci chiama così, ci siamo ormai abituati, ma chi siamo? Com'è che voi siete diventati tutti così sapienti? Caro mio, non si ritorna indietro d'800 anni nella storia senza portarsi appresso un po' d'esperienza. Quella è la sua più feroce nemica. Bravo, bravo Bertoldo, tu porti fortuna. Dovete costare e nascondete la chiave. Dottore, per carità, non si presti, non si presti! Ma perché non mi dovrei prestare? Non mi diventa insoffribile, fa di professione lo scemo, non lo sa. Ha detto che non c'è da stupirsi, mentre voi invece ne siete tanto stupita. Il mio stupore, vi prego di credere, è stato sincero. Che era sorella di lui. Sì, dottore, è un medico, questa nostra, venuta qua adesso che manca. Che mi ha lasciato da un mese. Oh. È proprio necessario stabilire chi vende l'idea. Beh sì, mi servirebbe. Ma se vende a me! Tu bene la relazione. Ma neanche io da principio, sa, quando mi sentì rispondere da lui che sarebbe stato allora ai miei piedi con mia carrozza Enrico IV. Sì, sì. Ma no, caro. Voi fate ridere con la smorfia da passare. Compresi bene allora, perché? Ti lasciava andare per stordirsi. E non vedersi più. Ma noi non pensavamo affatto da prima che si fosse fatto un gran male, sì. Ma era già stato raccolto e trasportato nella villa. Ma lei si immagina, dottore, che spavento. Era armato. Da re. Che non era più una maschera, ma la follia. Prendere servizio questa mattina. Sì, signore, le dico che non ci resisto. Se loro signori hanno già pensato sotto qual veste presentarsi. Sì, si è pensato a tutti. Sono qua e sono pronta, però diteci che cosa dobbiamo fare. Dice che era un pagano. Il pao. Non c'è male. Frida, andiamo. Vito, tu vieni con noi. Ah no. Andiamo di là un intero guardaroba, si spende molto. Ah, si spende molto. Molto. Beh, quando... Sua Maestà, l'Imperatore. Animo incantato verso vostra figlia. Credetemi, Pietro Damiani, che vi sono grato, ignaro e contro i poteri stessi della dinastia. Giova qualche segno esteriore, termini di tempo. Se si nasce e si muore, nascere, monsignore, voi l'avete voluto, io no. Siete mascherata anche voi, Madonna, per questo ricordo che volete fissare in voi stessa artificialmente. Capite, Madonna? A letto un uomo e una donna si scoprono anche di giorno nella veglia e fanno paura, paura, io ho sempre tanta paura. E quell'altro là, Pietro Damiani. Altrimenti figurarsi se quell'altro là vede a fissarvi nella stima degli altri secondo il concetto che lui si è fatto di voi. Pazzo! Pazzo! Tante cose mi parevano vere. Un mendico davanti a un portone in cui non potrà mai entrare. Quanto nacque ai cattivi ed ai potenti.